Salve a tutti, con questo video vi voglio semplicemente dimostrare di quanto siano inattendibili le foto, immagini prese dai vari siti, blog, Facebook, social e tutto quello che è, di come siano facilmente modificabili e inattendibili. Prendiamo per esempio questa schermata qua che potete vedere. Semplicemente con un qualsiasi browser, andando sopra e ispezionare i codici di elementi, i codici HTML, è possibile andare nella nel testuale relativo alla pagina, al social, al forum, insomma tutto quello che noi vediamo tramite la connessione che abbiamo. In questo caso possiamo leggere Marino non c'entra, Roma fa schifo. Andiamo a inquadrare il codice di quel testo, quello che state vedendo alla destra dello schermo. Quando passate sul codice andate a guardare l'albero del codice HTML finché non visualizzate la parte che vi interessa. In questo caso stiamo scavando nel Procondo e arriviamo piano piano al testuale Marino non c'entra. Eccolo qua, andate a cercare il testuale con clic, se clic, eccetera eccetera, e tra virgolette trovate questa parte che ci interessa. Andiamo a editare con un semplice HTML, tra virgolette, Marino non c'entra, Roma fa schifo da almeno 30 anni. Beh, noi possiamo semplicemente correggerlo e dire, che so, Marino regala 1 milione di euro a tutti i romani. Magari questo è vero. Lo chiudiamo. Chiudiamo questa cosa qui ed ecco come una notizia di Link Inchiesta, tutto d'un tratto ci ritroviamo un titolo con scritto Marino regala 1 milione di euro a tutti i romani per 30 anni. Questa cosa qua l'abbiamo fatta su Facebook, ma funziona con qualsiasi cosa che noi visualizziamo tramite un browser su internet. Quindi quando vedete foto, immagini, notizie, cose varie, fidarsi bene, non fidarsi è sempre la cosa migliore. Spero che abbiate capito come funziona e tanti saluti a tutti. Ciao ciao!